Benvenuti, benvenuti a questa nuova puntata di Faccia a Faccia, il nostro programma di approfondimento giornalistico. Oggi parliamo d'acqua, vedete, Romagna, acqua, è già scritto un titolo un po' generico, ma vogliamo sviluppare parecchi argomenti e lo facciamo, e lo ringraziamo ovviamente per aver accettato il nostro invito, con il presidente di Romagna Acque, Tonino Bernabè, che oltre che essere un nostro amico è anche un vostro amico, perché vi fornisce l'acqua di cui tutti noi ne abbiamo un bisogno vitale. Presidente, ben trovati, è sempre un piacere. Presidente, siete stati bravi, occorre dirlo, la diga disseterà tutti fino a settembre, scriveva proprio il presidente Bernabè, siete stati di parola. Beh, come dire, la società ha sempre dimostrato di rispondere al fabbisogno della Romagna, e per la storia che ovviamente rappresentiamo, ma anche per la professionalità dei nostri dipendenti. Io ricordo che anche durante il periodo Covid, insomma, non ci siamo mai fermati e quindi, ecco, devo dire che sono molto soddisfatto. Poi chiaramente molte condizioni non dipendono solo dalla rete infrastrutturale, ma dipendono appunto dalla piovosità. E quest'anno è un anno molto secco, vero? Quest'anno purtroppo è un anno molto secco, abbiamo visto, diciamo, abbiamo seguito con apprensione la condizione del Po che ha condizionato il canale Emiliano-Romagnolo, anche i grandi laghi al nord hanno avuto difficoltà. Ghiacciai che si squagliano. Sì, i ghiacciai chiaramente essendo nevicato di meno essendosi accresciute le temperature in quota, il ruolo, il compito di trattenere nel tempo quest'acqua attraverso appunto temperature fredde, come dire, si è esaurito in poco tempo, perché, come dire, non hanno svolto questa funzione regolatrice, per cui abbiamo risentito durante i mesi più caldi del fatto di avere meno acqua. Quindi il Po ha in qualche modo condizionato il fabbisogno delle produzioni del nord, in particolare dell'attività agricola. Certo. Dell'attività irrigua, che chiaramente è anche condizionata da tutta una serie di rincari che hanno messo in difficoltà anche con l'aggiunta della siccità il raccolto. Sentito parlare poi anche della crisi del grano a seguito del conflitto ucraino, quindi, come dire, avere anche meno produzione lorda vendibile da parte dell'agricoltura è un problema. Ma invece in Romagna, e ricordiamoci, quest'anno ha ripreso alla grande anche il turismo, che vuol dire consumo d'acqua ovviamente, ma noi siamo andati benino, dai. Sì, ecco, devo dire la verità, proprio perché abbiamo una crisi mediamente significativa ogni 5 anni, quella del 2017 è stata molto diversa, perché abbiamo avuto difficoltà nelle sorgenti appenniniche e avevamo meno disponibilità di quanto ne abbiamo avuto quest'anno da idracoli. Quest'anno, nonostante sia piovuto sempre meno delle medie stagionali rispetto al dato storico, ad eccezione del mese di aprile e del mese di febbraio, dove ci siamo avvicinati alla media storica, siamo riuscite a garantirci scorte sufficienti che ci hanno permesso comunque di affrontare l'estate con tranquillità, ma questo dato lo abbiamo registrato appunto anche nelle sorgenti appenniniche. Mentre nel 2017 è stato il canale Emiliano-Romagnolo che ha dato una mano al sistema Romagna, quindi, come dire, cambia in base alle condizioni. Quest'anno invece il canale Emiliano-Romagnolo è andato un po' in crisi, lui prende l'acqua dal Po, quindi. Quest'anno era molto in difficoltà e, ripeto, ha condizionato la capacità degli agricoltori di irrigare, perché tutti si sono dovuti limitare, in particolare gli agricoltori che utilizzano maggiore quantitativi di acqua. Noi su Ravenna, che è, diciamo, la parte che è più condizionata dal canale Emiliano-Romagnolo, utilizziamo 1000 litri al secondo, quindi parliamo di un metro cubo d'acqua. Il Cercer la rilascia nell'asta del Lamone, poi quest'acqua la potabilizziamo nei due impianti, appunto quello della Standiana e quello delle Bassette. Ecco, questi 1100 litri al secondo non sarebbero stati sostituibili in toto con la disponibilità su Ravenna da idracoli, per cui abbiamo chiesto al canale Emiliano-Romagnolo e al mondo agricolo di garantirci questo metro cubo al secondo anche in condizioni di estrema difficoltà, per cui è nata anche l'ordinanza che ha fatto il presidente della regione Emilia-Romagna per limitare e per risparmiare acqua, sempre nella logica dello stoccaggio, comunque, un po' come, diciamo, sono i provvedimenti che stiamo vedendo adesso sul gas e sull'energia. Certo, quindi ce l'abbiamo fatta abbastanza bene, dai, siamo sinceri. Bollette,
argomento molto importante, il caro bollette, il gas, l'elettricità e l'acqua? Ecco, l'acqua è diciamo un servizio pubblico locale a rilevanza economica, ma è in un settore regolato. C'è un'autorità nazionale di regolazione ARERA e c'è un ente di gestione d'ambito ATERSIR. Qui non c'è speculazione. No, in pratica i gestori recuperano i costi operativi oltre naturalmente agli investimenti e il costo finanziario. Non ci sono marginalità e come dire, l'impatto maggiore è dato dagli investimenti, oltre che le oscillazioni, come in questo momento stiamo vedendo sul mercato, che condizionano la capacità di approvvigionamento di energia, quindi il suo costo, che ha una variabilità verso l'alto. Vedevo rispetto alle previsioni di budget di quest'anno, il nostro costo è aumentato di oltre il 100%, nonostante noi abbiamo investito in energie rinnovabili negli anni, certo. Però per la parte acquistata dal mercato il nostro costo è aumentato di oltre il 100%, perché siamo passati da una previsione di 7,7 milioni a una potenziale spesa lungo tutto il 2022 di oltre 16 milioni, quindi milioni. Questo ha un impatto, certo. Questo costo sarà recuperato perché viene riconosciuto in tariffa, ma viene riconosciuto a distanza di tempo, non è una cosa immediata, le bollette perché non la tariffa ha un limite di aumento del 6% annuo, per cui come dire, non può avere delle oscillazioni, per cui come dire, vengono spalmati sia gli investimenti sia questi costi che vengono recuperati anche con dei conguagli nel tempo. Poi da noi ha impattato anche il costo dal punto di vista dei capitolati o dei cantieri, acciaio, ghisa, insomma tutti i materiali, e anche il costo di reperimento di tutta la parte dei chemicals legati al trattamento delle acque, certo. Per cui ecco, sono diciamo, aspetti questi che stiamo tenendo monitorati. Certo. Romagna Acque fa moltissimi investimenti perché è una struttura complessa, è una struttura ovviamente molto anche costosa. Sì. Così, grosso modo, Presidente, quanti investimenti prevedete di fare nei prossimi anni, a partire ovviamente anche da quest'anno? Dunque, se non ricordo male, abbiamo un piano degli investimenti di oltre 300 milioni di euro e mediamente abbiamo una capacità attorno ai 20 milioni su base annua. Adesso chiaramente l'opera più importante su cui stiamo lavorando è la terza direttrice che collegherà il potabilizzatore della Standiana con le vasche di carico di Monte Casale e potenzierà il costiero. Poi abbiamo il raddoppio della condotta Russi-Lugo-Cotignola e abbiamo tutta la parte legata alla zona sud di Rimini della media alta Valconca che potenzia rispetto alla consegna dell'acqua dall'acquedotto della Romagna i punti di consegna rispetto al completamento dell'anello ai confini diciamo, della provincia di Rimini, nella zona sud. Perché Romagna Acque, bisogna capire, è una struttura molto complessa, un reticolo molto costoso, appunto, come si diceva, perché l'acqua deve essere in grado di essere spostata dove serve, no? Dove ce n'è di meno, bisogna farne arrivare di più, e tutto questo lo si può fare solo se c'è interconnessione, mi sembra di capire. Noi lavoriamo nei mesi freddi prevalentemente con l'acqua della fonte principale, cioè della diga di Ridracoli, e nei mesi estivi dove abbiamo un maggior consumo di acqua sulle fonti locali. Quindi, come dire, c'è una logica di prossimità, ma l'interconnessione, la diversificazione delle fonti, perché nessuna da sola è autosufficiente, permettono di garantire al sistema la continuità del servizio. Poi dopo abbiamo alcune fonti che ovviamente sono a disposizione magari di quel comune o di o di tutta una serie di comuni, quindi hanno un'utenza locale, per cui come dire, dobbiamo lavorare sia su queste utenze locali, soprattutto quando queste dovessero andare nel tempo in difficoltà rispetto al cambiamento climatico o ai tempi di ritorno della piovosità, certo, e anche certo. Le condizioni della piovosità, ma lavorare anche diciamo, ad investimenti di sistema che potenziano quindi la distribuzione, il mantenimento delle reti degli impianti, ma anche il potenziamento di avere maggior capacità di trattenere e stoccare acqua, che questa è un po' la sfida del futuro. Certo. A proposito di trattenere e stoccare l'acqua, proprio il Presidente Bernabei, in un
sua presenza pubblica, ha spiegato che nei prossimi anni servono quanti milioni di metri cubi d'acqua, ecco, in più? Diciamo che alla Romagna, se avessimo a disposizione ulteriori dai 15 ai 20 milioni di metri cubi in più rispetto agli attuali, perché con il canale Emiliano-Romagnolo siamo arrivati ad una potenzialità di 130 milioni di metri cubi, ma quello che viene offerto attraverso il canale Emiliano-Romagnolo va a compensare i minori prelievi da falda. Quindi, come dire, riuscire a garantirsi una scorta ulteriore che tenga conto di qualunque condizioni, quindi avere meno acqua di Dracoli, avere meno acqua dal Cero o avere meno acqua dai pozzi, chiaramente quando piove, se hai la possibilità di stoccarla, hai più resilienza come sistema, insomma, per intenderci. Certo. E dove li recuperiamo questi 20 milioni di metri cubi d'acqua che occorreranno avere nei prossimi anni per avere questo sistema come è adesso? Ma ecco, dagli studi che abbiamo fatto con l'Università di Bologna abbiamo valutato, diciamo, nella Valle del Bidente, nella Valle del Rabbi, due possibilità alternative. Una è quella di andare a realizzare una diga e quindi una ulteriore galleria di gronda nella zona di Strabatenza, Bagno di Romagna, ma ricade sempre sulla vallata del Bidente. Abbiamo visto che sarebbe possibile realizzare una diga che è speculare a Ridracoli, quindi è in grado di trattenere sempre 33 milioni di metri cubi, perché è una vallata proprio a specchio. Certo. Ma probabilmente, ecco, è un volume che è sovradimensionato rispetto alle disponibilità, perché abbiamo valutato anche la piovosità nel tempo rispetto al dato storico, rispetto alle previsioni dell'IPCC, come condizionerà nel tempo la capacità del sistema di reggere e reagire, insomma. Quindi un tema di adattamento e superamento della condizione di rischio. Dall'altra parte abbiamo visto anche nella vallata del Rabbi, dove c'è la possibilità di potenziare e allungare la galleria di gronda che attualmente arriva a Premilquar ma a Fiumicello, portarla attraverso un allungamento per un ulteriore chilometro e mezzo a Rabbi, quindi questo garantirebbe anche potenzialmente una capacità di consegna dell'acqua a Ridracoli di 8 milioni di metri cubi in più, ma quando la diga di Ridracoli è piena è chiaro che non è in grado di trattenere quest'ulteriore volume che viene consegnato, quindi viene rilasciata, per cui, come dire, il problema non si risolve. Ci vuole un altro ci vuole un altro contenitore, diciamo un altro invaso che può stoccare dai 15 ai 20 milioni di metri cubi, che potenziandolo e collegandolo col sistema Ridracoli renderebbe, come dire, la Romagna ancora più sicura. Certo. Ripeto, diciamo, queste infrastrutture che sono di grosse dimensioni, quindi probabilmente possono in qualche modo creare, no, delle problematicità, uno deve pensare cosa significherebbe non consegnare l'acqua al nostro sistema economico e produttivo, in particolare nei mesi che vivono attraverso il turismo, e quest'estate fortunatamente il turismo ci ha dato dei numeri interessanti, perché gli operatori erano soddisfatti, mi pare, poi chiaro che si può fare sempre meglio, sempre di più, ovvio. Ma la domanda e il consumo d'acqua aumenta, perché comunque gli investimenti che fanno gli operatori economici, penso alle piscine che sono molto idroesigenti e forse anche poco sostenibili, soprattutto in anni siccitosi. O il kiwi in campagna. Sì, come dire, se c'è una maggior domanda d'acqua noi dobbiamo far fronte. È chiaro che dobbiamo lavorare con i nostri sindaci sul risparmio idrico e coinvolgere le associazioni economiche e gli imprenditori in una riflessione, così come le famiglie. Però dall'altro lato non possiamo ottenere che in una logica di risparmio, qui parliamo di piccoli numeri, metta a rischio la capacità del sistema di fornire l'acqua, quindi dobbiamo nel frattempo prepararci e come dire, far diventare un potenziale rischio un'opportunità. Presidente, lei parla di un invaso dai 15-20 milioni di metri cubi d'acqua, siccome il Ridracoli è intorno ai 33-34, quello che si prefigura è una struttura, una diga decisamente imponente, importante, quasi come quella di Ridracoli. Sì, abbiamo visto a Premilquore quattro opzioni alternative che in base a come viene collocato il muro ci danno la capacità di trattenere maggior o minor volume d'acqua, però dal nostro punto di vista una disponibilità sul numero che lei richiamava
come dire, sarebbe più che sufficiente a mettere in sicurezza il futuro della Romagna. Ricordo che la diga di Ridracoli era stata pensata per trattenere un volume maggiore, si fece da 33 milioni di metri cubi, perché questo dibattito si è fatto dopo il Vajont, quindi le paure hanno condizionato. Probabilmente, se oggi avessimo la capacità di stoccare lì un maggior volume, faremmo ragionamenti diversi, ma certo. Come dire, cosa fatta capo A, esatto, quindi... come dire, spesso si è condizionati dal presente e non si riesce a vedere oltre diciamo un futuro così programmare così a lungo termine, invece dobbiamo ritornare a farlo. Certo. A suo tempo mi ricordo che si parlò proprio di questa grande diga di cui vediamo le immagini come il maggior investimento pubblico mai fatto in Romagna. E quindi anche il prossimo che si farà, insomma, ci vuole un sacco di soldi. Ah sì, però ecco, se lo proporzioniamo l'investimento ai potenziali rischi evitabili, vediamo che diciamo, questo investimento crea è il famoso debito buono di cui parlava Draghi, certo. Cioè crea delle opportunità, perché sono soldi spesi sul territorio e sono investimenti che creano opportunità per il futuro ed esternalità positive. Ecco, la diga di Ridracoli, adesso non ricordo la cifra alla virgola, ma costò oltre 500 miliardi di vecchie lire. Sì, negli anni 70. Attualizzando un nuovo invaso, attualizzando i valori, come dire, non va distante da quella cifra, quindi probabilmente 500 milioni di euro. Quindi, come dire, stiamo ragionando più o meno su quelle cifre lì. Certo. Però ecco, ripeto, la tariffa in grado di reggerlo, naturalmente se ci sono dei canali, delle possibilità anche attraverso dei fondi nazionali, noi siamo pronti a coglierli, insomma. Certo. E poi Romagna è una società sana, può metterci anche del suo in questa... Sì, ripeto, Romagna ha capacità finanziaria, perché, come dire, gestiamo in maniera efficiente il servizio e dall'altro lato abbiamo un piano degli investimenti che, come dire, viene costruito in una logica programmatoria. Quindi siamo in grado di gestire sia il grande investimento sia investimenti di una portata inferiore. È chiaro che, come dire... è chiaro che si parla di cifre importanti, non proibitive ma non impossibili, che la Romagna ha già dimostrato di essere in grado di spenderle e di ovviamente utilizzare le previsioni economiche non sbagliando i valori, insomma. Certo, quindi certo. Come dire, spendere come il buon padre di famiglia, in maniera molto oculata e attenta. Certo. Ho qui un articolo che si riferisce al pensiero di un sindaco romagnolo, il sindaco di Cesena, per esempio. Quello delle risorse idriche è un argomento che va affrontato oggi, dice il sindaco di Cesena. E oggi come siamo messi? Io sono molto d'accordo, ma i sindaci della Romagna hanno consapevolezza del problema. Il rischio è che sia un dibattito, e ce l'ha dimostrato la storia degli ultimi anni, condizionato dall'emotività. Per cui c'è un fenomeno siccitoso, tutti parlano di quello, poi col passare del problema, vabbè, arrivano altri problemi più attuali e quindi si supera, ma io ho sempre detto che, come dire, si parla e si affronta nella logica programmatoria non quando sei in emergenza, ma quando puoi programmare, quindi certo. Nei mesi dove, come dire, hai la possibilità di ragionare in termini di priorità. Oggi siamo passati da una condizione di siccità, e di queste ore la notizia di quello che è successo a Senigallia, no? Certo. Il rovescio della medaglia, la bomba d'acqua che ha creato gli effetti negativi, perché il fiume, il Misa, è esondato ed ha creato problemi ai ponti, alle macchine, ai cittadini. In questi momenti si parla appunto di 4 morti e 3 dispersi, ma probabilmente è un numero che non è ancora aggiornato. Ovvio. E, ecco, per cui, come dire, si passa da un estremo all'altro. Vediamo che il cambiamento climatico ci consegna questa riflessione, per cui passiamo da una siccità o da temperature alte a piogge
molto, molto, dove cadono in poche ore tanti millimetri di acqua, e questo causa problemi, dei danni, enormi, e tragedie. Insomma. Senta Presidente. Per cui ecco, la regolazione delle acque, la storia della nostra regione l'ho dimostrato, deve essere fatta in maniera molto attenta per evitare i rischi, ma per come dire, assicurarsi la disponibilità, certo, della risorsa. Presidente, un argomento che va affrontato oggi, a parte il fatto che oggi non siamo proprio ancora alla fase operativa, ma ammesso che si decida oggi di fare questa famosa nuova diga, quanto tempo ci vuole prima che sia operativa? Ah, beh, sono opere che non si fanno in poco tempo e non si fanno in meno di 20 anni. 20 anni. Io 2040, ricordo la diga di Ridracoli è partita a metà degli anni 70 ed è stata completata nell'82, ma è stata preceduta da 13 anni di studi e approfondimenti. Mm-hmm. Quindi c'è stato anche un dibattito pubblico. Mm. L'acquedotto della Romagna è stato inaugurato nell'87, per cui sono opere che da quando le pensi e quando le realizzi passano 20 anni, perché tra le fasi di progettazione, tutta la fase autorizzativa, tutta l'attenzione sui vincoli, siamo comunque in un parco nazionale, quindi il ruolo della regione è da questo punto di vista strategico, perché, certo, come dire, la responsabilità dalla Costituzione rispetto ai corpi idrici ce l'ha la Regione Emilia Romagna, che è quella che rilascia le concessioni pubbliche, certo, di derivazione. Per cui ecco, è il principale nostro interlocutore rispetto a queste, certo, problematiche. Siamo ancora nella fase, la diga la potremmo fare qui, la potremmo fare là, quindi siamo ancora molto distanti dall'avvio di una fase, sì, operativa. Ecco, io, Presidente, e i territori cosa dicono? Perché sai, no? Sì. Sì, sì, fatela pure, ma da un'altra parte. Molti la pensano, sì, così. Sì, ecco, diciamo che abbiamo trovato dal punto di vista di diverse realtà di ambientalisti, soprattutto quelli del territorio, una posizione comunque prevenuta, che fa torto alla storia e all'evidenza che è rappresentata da Ridracoli, che sicuramente è un'infrastruttura grigia, ma che ha portato benefici al territorio, perché non ci sono incendi boschivi, perché comunque Ridracoli rappresenta una zona ricca di acqua e grazie al bosco c'è meno evapotraspirazione, insomma, certo, per, sì, cui come dire, e poi ecco, la diga lamina le piene e rilascia il deflusso ecologico del fiume anche in condizioni di estrema siccità, favorendo la vita del, certo, fiume. Quindi, certo, sono più gli aspetti positivi, oltre che naturalmente rappresentare un'opportunità per la crescita economica della vallata, sì, sì, lotta allo spopolamento, turismo. Sì, turismo, ma voi cosa percepite da parte della popolazione, quindi non solo di un ma gruppo? La popolazione è molto attenta sia al problema idrico sia a questo tipo di dibattito, ma vediamo, diciamo, un'attenzione, un consenso, non vediamo delle posizioni di prevenzione. Ecco, c'è da dire, ci sono alcuni distinguo, perché mentre quando è uscito sul giornale il sindaco di Bagno di Romagna che appoggiava la scelta di Strabatenza, che è vero a Bagno di Romagna, ma la ricaduta è sempre sulla vallata del Bidente, alcuni esponenti della Valle del Bidente si sono espressi in maniera critica dicendo abbiamo già dato e quindi, come dire, è una posizione che ovviamente ci sta. E nella zona di Premilcuori invece abbiamo visto un'altra attenzione, riteniamo che possa essere un'opzione maggiormente sostenibile anche sul piano del consenso, proprio perché può rappresentare comunque un volano di crescita per la Valle del Rabbi e aumentare comunque la sicurezza dell'intera vallata, oltre, certo, che appunto assicurare anche una capacità compensativa, perché se quell'acqua viene presa e viene messa a disposizione del sistema Romagna, è chiaro che il sistema Romagna deve restituire a questi comuni, certo, montani in una logica compensativa delle risorse, certo, certo, da spendere per i propri cittadini. Presidente, non solo i Verdi, ma c'è anche una fetta di popolazione che dice, beh, invece che una grande diga, un grande lago, perché non si fanno tanti piccoli laghetti che forse sono anche più sostenibili ambientalmente, eccetera, eccetera. Sì, noi nel nostro piano abbiamo riflettuto, perché abbiamo lavorato sia sul potenziamento delle sorgenti, penso a quelle di Tredozio e Modigliana, penso a quelle di Balsa e di Verghereto, ma anche su opzioni legate a
come dire, necessità locali, perché la Valle del Tramazzo, che è andata in difficoltà, così come San Benedetto, se avessero la possibilità di avere uno stoccaggio idrico dai 200 ai 350 mila metri cubi, insomma, ma anche 200 può essere una disponibilità che comunque ti garantisce un livello di sicurezza migliore di quanto ne hai oggi. Quando il fiume va in difficoltà, non dà acqua, ma se tu l'acqua la trattieni quando il fiume te la dà, hai una scorta a livello locale, certo. Perché Ridracoli, come dire, non è in grado di servire queste località. Dall'altro lato, come dire, fare questa riflessione quest'anno, dove abbiamo avuto tutte le difficoltà del CER e parliamo di un'acqua che va spinta da valle a monte, quindi con un impatto energetico, e sappiamo oggi quanto costa l'energia, forse una scelta del genere non è così sostenibile, quindi è bene ragionare su una scelta locale in una logica appunto di prossimità, per cui un laghetto, un piccolo invaso possono essere l'alternativa che garantisce la possibilità di dare una risposta locale. Quindi, come dire, questa opzione non è esclusa, ma anzi è già oggetto di riflessione anche col territorio, perché abbiamo incontrato i sindaci, le due amministrazioni, i cittadini e anche le associazioni economiche, e devo dire che anche su queste proposte c'è consenso, quindi stiamo affrontando questo percorso non dall'alto, sopra le comunità, ma assieme alle comunità. Presidente, siamo ormai arrivati, ahimè, al termine di questo interessante, come sempre, chiacchierato sull'acqua e tutte le problematiche ad essa legate. Allora, facciamo sta diga nei prossimi 20 anni? Io credo che non bisogna... Già discutere, confrontarsi, riflettere, senz'altro, ma il tempo della decisione è maturo. Penso che, come dire, l'attualità, anche, come dire, chi ha voluto riservarsi le proprie prerogative, perché ricordo che con la siccità di quest'anno si è discusso di nominare un commissario nazionale per la siccità, poi non lo si è fatto perché i presidenti di regione si sono tenuti quella che è una loro prerogativa. Appunto, occorre assumere con responsabilità delle decisioni e ciascuno deve fare il suo mestiere. Ricordo, la storia di Ridracoli ha visto nella regione Emilia Romagna uno dei principali protagonisti, quindi credo che i sindaci e la Romagna e la società dei sindaci, che è Romagna Acque, consegna questa riflessione al presidente della regione e alla giunta, e così come, insomma, ma coinvolge, diciamo, anche i piccoli comuni e coinvolge anche tutto il sistema produttivo della Romagna. Penso che la Romagna su questo si sia già espressa, quindi a questo punto credo che le istituzioni abbiano le condizioni e la maturità per affrontare fino in fondo questa scelta e non perdere altro tempo, perché appunto poi la si vedrà realizzata a distanza di tempo. Insomma, sull'acqua siamo in Romagna, e non solo in Romagna, siamo arrivati al momento delle decisioni, non solo dei progetti magari anche un po' così pindarici. Adesso è arrivato il momento di scendere nel pratico. Non mi rimane altro quindi che ringraziare il presidente Tonino Bernabè per le tante cose che ci ha detto. Il lavoro non gli manca, anzi adesso è il momento delle decisioni, anche lui, anche Romagna Acque deve decidere e intervenire, così come la regione, lo Stato e tanti altri. Bene, buon lavoro presidente, grazie ancora per la sua presenza e grazie anche a tutti voi che ci avete seguito.